Problemi, calorimetria, esercizio numero 4. Blocco di ghiaccio da 5 kg estratto da un freezer a meno 10 gradi centigradi. Quanto ghiaccio fonde in acqua liquida se riceve 200 kcal di calore? Disegna tutto il grafico o calore temperatura, indica i punti A e B corrispondenti agli stati iniziale e finale. Fate pausa, cercate di risolverlo da soli e poi soltanto alla fine guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento o grafico temperatura-calore con, siccome è l'acqua, temperatura di fusione e di vaporizzazione 0 gradi e 100 gradi centigradi. Lo stato iniziale è il punto A che si trova a meno 10 gradi centigradi, quindi sul primo tratto ghiaccio, quindi acqua liquida. Lo stato finale, ce lo dice direttamente il testo del problema, sarà durante il processo di fusione. Perché il testo dice quanto ghiaccio fonde in acqua liquida, lasciando capire che una parte del ghiaccio fonde e l'altra parte no. Quindi lo stato finale si troverà sul tratto orizzontale della fusione, punto C. Ci viene dato il calore totale fornito per riscaldare il ghiaccio da meno 10 a 0 gradi e poi per fonderlo in parte. Questo calore è QABC e è 200 kcal. È la somma di QAB e QBC. Riscaldamento e fusione parziale. Per il riscaldamento QAB utilizziamo la solita formula calore specifico massa delta T. Per la fusione parziale usiamo la formula del passaggio di stato, quindi calore latente di fusione per la massa fusa. Ora la massa di ghiaccio che si scioglie in acqua liquida è la nostra incognita, è la massa che si fonde. Mentre invece quest'altra massa è 5 kg, perché tutto il ghiaccio verrà portato fino a 0 gradi, quindi verrà riscaldato tutto, 5 kg. Quindi attenzione a non confondere le due masse. Una cosa è tutta la massa del ghiaccio e un'altra cosa è soltanto la massa di ghiaccio che fonde in acqua. Poi delta TAB è il riscaldamento del ghiaccio, quindi è più 10 gradi. Centigradi o Kelvin non fa differenza. Infine c'è da scoprire il calore specifico del ghiaccio e il calore latente di fusione sempre del ghiaccio. Il calore specifico del ghiaccio andiamo a vederlo per esempio su queste tabelle. Qui ci sono i calori specifici delle diverse sostanze e troviamo anche quello del ghiaccio. Attenzione che il calore specifico del ghiaccio è diverso dal calore specifico dell'acqua liquida. Pur essendo sempre la stessa sostanza, però una cosa è l'acqua solida e una cosa è l'acqua liquida. Qui ci viene dato il calore specifico del ghiaccio a 0 gradi centigradi, qui espresso attraverso i joule e qui attraverso le calorie. Infatti nel primo caso sono calorie su grammo Kelvin e nel secondo caso joule su chilogrammo Kelvin. Ma se noi andiamo ancora a cercare un'altra tabella possiamo trovare anche il ghiaccio a meno 10 gradi, che è più preciso come valore, perché il nostro ghiaccio effettivamente parte da meno 10 gradi. Troviamo quindi quest'altra tabella che riporta il calore specifico del ghiaccio a meno 10 gradi, 2220 in joule su chilogrammi Kelvin. E quindi utilizziamo questo valore, 2220. Il valore che avevamo visto prima era leggermente diverso, invece che 2220 era 2040. Adesso andiamo a cercare il calore latente di fusione del ghiaccio. Quindi c'è quest'altra tabella, calori latenti, acqua, qui ci dice la temperatura di fusione 273 Kelvin e sono 0 gradi centigradi e qui il calore latente di fusione 333 espresso in kilojoule al chilo, che quindi riportiamo qua. A questo punto c'è da fare il calcolo e quindi la formula inversa per ricavare la massa di ghiaccio che fonde. Prima però andiamo a guardare le unità di misura. Il calore fornito è espresso in calorie, chilocalorie, mentre invece il calore specifico del ghiaccio e il calore latente di fusione del ghiaccio sono espressi attraverso i joule o i kilojoule. Quindi o portiamo i joule in calorie o le calorie in joule. Conviene portare le calorie in joule, così facciamo una sola equivalenza anziché due. Quindi al posto di caloria scrivo 4,186 joule e quindi 200 kcal diventa 200 per 486 joule per 1000, quindi questo valore qua, espresso in kilojoule. Siccome poi il calore specifico del ghiaccio è espresso in joule, lo esprimo in kilojoule dividendo per 1000, quindi non più 2000 eccetera, ma 2, kilojoule. Il calore latente di fusione del ghiaccio era già in kilojoule. Inoltre, chilogrammo e Kelvin si semplificano e quindi
questo calcolo viene 2,22 per 5 per 10, cioè 111 kJ. Mentre qua ho ricopiato il calore latente di fusione del ghiaccio per la nostra incognita. Ricavo quindi l'incognita, la massa di ghiaccio che fonde, portando 111 kJ dall'altra parte, facendo quindi la sottrazione, questa qua, diviso calore latente di fusione del ghiaccio che va qua sotto. Kilojoule si semplifica, l'unità di misura chilogrammo torna al numeratore. Il risultato 2,18 kg, risultato ragionevole perché avevo 5 kg di ghiaccio e quindi ne fonde quasi una metà, dando queste 200 kcal. Ora, in questo esercizio avevamo dato per scontato che lo stato finale si trovasse diciamo durante la fase di fusione, quindi che una parte del ghiaccio fondesse e una parte no. Ma vediamo che cosa succederebbe se il calore fornito, anziché 200 kJ, fosse 20 kJ oppure 600 kcal. Qui ho sbagliato, non 20 kJ ma 20 kcal. Ecco qua, correzione effettuata. Quindi prendiamo meno calore, 20 anziché 200 kcal, oppure più calore, 10 volte di meno, oppure il triplo. Con 20 kcal soltanto, questo calore fornito in kJ corrisponde a 83,72, non più 837,2 kJ. Quando andiamo a fare questo calcolo viene un risultato negativo, perché 83,72 è minore di 111. Questo vuol dire che non esiste massa fusa di ghiaccio, cioè si fonde una massa di ghiaccio negativa, cioè non si fonde. Allora questo ci fa capire, questo risultato non accettabile, che il calore fornito è troppo poco per fondere anche soltanto un granello di ghiaccio, diciamo così. E perciò lo stato finale C non si trova qua, ma si trova prima di B. Si trova lungo il tratto di riscaldamento, si trova per esempio qua. Se invece forniamo il triplo delle kilocalorie, quindi non più 200 ma 600 kilocalorie, allora questa quantità di calore 837,2 triplica e il risultato viene 7,21 kg, maggiore di 5 kg. Ricordiamo che 5 kg era la massa di ghiaccio presente all'inizio, quindi si fonde più ghiaccio di quello che c'è. Anche questo risultato è assurdo, però ha un significato fisico che si può intuire. Vuol dire che il calore fornito sarebbe sufficiente per fondere anche più ghiaccio di quello che c'è realmente. Allora questo vuol dire che è sufficiente per far fondere tutto il ghiaccio e avanza una parte di calore che servirà a riscaldare l'acqua liquida. Quindi lo stato finale non sarà qui, nemmeno qui, ma si troverà sul tratto di riscaldamento dell'acqua liquida, perché le 600 kcal sono sufficienti a fondere 5 kg di ghiaccio tutto quanto, e ne avanza ancora di calore per riscaldare tutta l'acqua liquida, ormai è solo acqua liquida, di una certa quantità di gradi. Quindi in definitiva anche risultati assurdi e inaccettabili possono avere un significato fisico intuitivo che ci dà informazioni sulla quantità di calore fornito, se è troppo poca o se è troppa. Troppo poca da non fondere ghiaccio per niente, oppure troppa da fonderlo tutto e riscaldare anche l'acqua liquida.